Intanto mi devo scusare perché stavo facendo una cosa un po' antipatica, perché ho sempre qui davanti a me il telefonino, lo sto guardando, ma non per telefonate o messaggini, ma perché mentre vi parlo, e mancano 15 minuti e 20 secondi, sto partecipando ad un'asta per l'acquisto di una Steledaunia, perché è in vendita a Londra. Ovviamente viene da mercato antiquario, ho fatto controllare dai carabinieri il nucleo tutela, non è nella banca dati, quindi diciamo è legittimamente in vendita. Ed è un'iniziativa che è nata del tutto spontaneamente. Due ragazzi su Facebook hanno lanciato l'allarme, c'è una stele in vendita, in realtà... Faccio sempre una facile battuta, le stele sono tante, milioni di milioni, cioè ce ne sono dappertutto, quindi non è che sia l'unica e certamente non è quella più importante dal punto di vista della decorazione e così via. Però questi ragazzi hanno lanciato questo allarme, mi hanno coinvolto anche perché io ho messo su, presiedo una piccola fondazione a Foggia, fatta da imprenditori, professionisti, cittadini, e mi hanno chiesto di occuparmi della cosa. Allora io ho sfidato, ho detto, ma vediamo un po' se tutta questa gente che mette mi piace su Facebook pensa che il problema sia solo mettere mi piace oppure fare un commento su Facebook. E ho detto, vabbè, allora lancio l'ipotesi di una raccolta di fondi per acquistare questa stele e riportarla a casa, poi si deciderà dove esporla e cosa farne. E la cosa è partita, sta funzionando, perché poi abbiamo raccolto non tantissimo, fino a ieri sera erano 1.300 euro più o meno, la stele costa 2.000, ora siamo all'offerta 2.200 sterline, quindi un po' di più, però con la fondazione noi copriremo la quota restante, ma il senso era un'iniziativa nata dal basso da dei ragazzi che hanno lanciato questa cosa, l'abbiamo raccolta e l'abbiamo anche un po' sfidati e alla fine sta funzionando. Ho scoperto, ieri me lo diceva, che mia figlia ha fatto una donazione, quindi mi fa anche piacere da questo punto di vista. C'è gente che ha offerto un euro, un po' esagerato, un euro per un bonifico. Però c'è gente, la media è 50 euro, 100 euro, qualcuno anche ne ha date 300, insomma, e sono convinto che la cosa possa funzionare. Perché vi racconto questa cosa e parto di qui? Perché il senso profondo, che poi è il senso dell'AMLI, il senso di chi è qui, è questo: smuovere tutte le forme e sostenere e anche sfidare tutte le forme di partecipazione nel campo del patrimonio culturale. Questo è il senso, ed è questo il senso, devo dire, anche di questo libro. Potrebbe apparire strano che chi in questo momento presiede l'organismo sentito più di vertice, no? Il Consiglio Superiore dei Beni Culturali, che sta lì chiuso, asserragliato al Collegio Romano, è... si preoccupa di questo. E io ho cercato in questi anni, non so se ci sono riuscito, però ci sto provando, ci stiamo provando, e vedo che tanti amici, tante persone che sono qui, come dire, condividono questa impostazione, e ribaltare, andare dal vertice alla base, andare dall'importante e l'unico all'ordinario e diffuso. E allora, anche per questo, ho per esempio pensato che il Consiglio Superiore si dovesse riunire non più soltanto nel salone del Ministro accanto allo studio del Ministro, ma andare in giro. Siamo stati qualche giorno fa a Matelica, nelle zone terremotate, a discutere del problema del terremoto, ad andare a conoscere, ad andare ad ascoltare. Per quel che mi riguarda è stato straordinario ascoltare il silenzio irreale del centro di Camerino senza vita, che è una di quelle cose che ti fa capire molto di più di tante parole. E allora un problema che si è costruito nel tempo
nel nostro sistema dei beni culturali è la separazione tra chi di patrimonio si occupa per politica, per mestiere, per professione, e chi invece è il, uso questa espressione un po' così, è il legittimo proprietario del patrimonio, scatenando pure col tempo delle reazioni comprensibili, apprezzabili anche, che sono quelle di chi per troppo amore del patrimonio, e tutti noi amiamo il nostro patrimonio, per troppo amore del patrimonio ha finito per pensare che il patrimonio fosse proprietà privata, proprietà nostra, come quei genitori troppo innamorati dei figli che tengono i figli chiusi in casa e sempre sotto le ali protettive. Invece noi dobbiamo liberare energie, e quindi mi piace l'idea dell'ecologia della cultura. D'altra parte, Martina Bagnoli, con quel cognome, non poteva che proporre una cosa ecologica, perché ne ha bisogno Bagnoli. Quindi, ecologia della cultura la intendo in questo senso, in energie rinnovabili che non possono che emergere dal basso. E allora questo libro, che mi sono divertito a scrivere e che in realtà ha molti coautori, perché è stato, qui ce n'è uno, cioè Alessandro, ma molti, perché io ho, come una spugna, preso tanti appunti. Questo libro, chi non l'ha letto, chi non l'ha ancora letto, è nato da momenti come questo, cioè da discussioni fatte presentando il mio libro precedente. Quindi è un libro nato on the road. Poi è successo anche un piccolo episodio, se vogliamo così lo racconto, nel senso che a un certo punto ho avuto un incidente e mi sono rotto dei legamenti alla caviglia sinistra e quindi sono rimasto stranamente bloccato in casa per 3 mesi e quindi avevo talmente tanti appunti che ho scritto questo libro, che quindi spero non sia stato scritto con i piedi, ma è stato scritto certamente grazie anche ai piedi. Ma ai piedi nel senso che io ho girato e continuo a farlo, perché penso che sia fondamentale andare ad ascoltare, andare a parlare, andare a confrontarsi in maniera libera, in maniera laica, in maniera, come dire, propositiva, perché uno dei problemi che io ho visto, come dire, una delle questioni che ho potuto più cogliere dal centro del potere, come dire, a Roma, no? Roma il centro del potere, il famoso titolo del libro di Ranuccio Bianchi Bandinelli, per chi ha studiato queste cose, è l'idea di essere assediati. Cioè noi siamo gli specialisti che ci occupiamo del patrimonio e ci sentiamo assediati, no? E io gli ho detto, beh, sentiamo assediati, vuol dire che ci sono degli assedianti, no? Dico, andiamoli a cercare questi assedianti, andiamo a vedere chi sono quelli che assediano. E temo che quelli che sono sentiti come assedianti sono i cittadini, cioè sono tutti gli altri. Per cui uno pensa, e lo diceva, non mi ricordo chi si è mai visto, che appunto come un pugile suonato sta nell'angolo, continua a prendere pugni e non sa come reagire. L'unica maniera per reagire è non solo uscire dall'angolo, ma uscire dal ring, cioè andare in giro, stabilire collegamenti, stabilire alleanze con le persone normali, con i cittadini, con chi opera nella scuola, con chi opera nel volontariato. E questo è un tema, lo voglio affrontare, perché è un tema che perché ci sono polemiche in questi giorni, no? L'articolo di Andrea Carandini che parla delle giornate del FAI ha scatenato un putiferio anche da parte di carissimi amici e colleghi, professionisti, archeologi, professionisti della cultura, che se la sono presa con Carandini perché ha fatto l'elogio del volontariato. Questo è un tema di cui dobbiamo parlare, perché noi abbiamo una guerra tra poveri, tra i professionisti che sono certamente non garantiti. Oh. Perché ci sono ancora 5 minuti alla scadenza, temevo che ci fosse alla scadenza dell'asta, ma sono ancora, mi dice ancora, stai vincendo.
Quindi dicevo, i professionisti, perché questo deve essere un elemento chiaro, il patrimonio culturale deve essere un'occasione di lavoro. Dobbiamo ribadirlo fino alla nausea, è un'occasione di lavoro di qualità, di lavoro professionale, di lavoro, come dire, garantito, ma garantito nel senso dei diritti di chi lavora, garantito nella valutazione della qualità e non del ribasso a chi offre il costo più basso. Quindi, diciamo, c'è un tema forte della disperazione dei professionisti, cioè che poi sono quelli che noi formiamo nelle università come professori universitari. Quindi è un tema al quale io tengo tantissimo, è fondamentale, uno dei problemi è questo scollegamento tra mondo dell'università, mondo delle professioni, Ministero dei Beni Culturali, quasi fossero tre realtà in contrasto tra di loro, invece dovrebbero essere parte di un sistema unitario. Quindi i professionisti, ma i volontari, ma se noi pensiamo che i volontari sono dei nemici perché ci tolgono occasioni di lavoro, e questo non deve accadere, è come se uno nella sanità pensasse che i volontari preziosi nel campo della sanità sostituissero gli infermieri e i medici. Perché lì non accade e nel campo dei beni culturali invece accade? Questa è una maniera sbagliata di porre il problema del volontariato. Ma il volontariato è manna dal cielo, perché è l'elemento essenziale per un'alleanza con quella parte della società più sensibile che noi dobbiamo allargare. E solo così si possono anche creare non solo occasioni di lavoro, ma anche quel discorso della fiscalità. Perché se tu vai a mettere, per esempio, una tassa di scopo, come succede in Francia, tutta l'archeologia preventiva è stata finanziata da tanti anni con una tassa di scopo e mai nessun francese si è come dire, rifiutato. Quindi tu puoi mettere anche una tassa di scopo, ma la metti una tassa di scopo oppure destini risorse sulla cultura invece che su altre cose e non consideri la cultura la cosa da tagliare perché tanto alla fine interessa una piccola nicchia di élite che certi miei colleghi, come dire, continuano a difendere come la questione fondamentale. Noi dobbiamo uscire da questa visione elitaria, aristocratica della cultura, spesso propagandata da sedicenti rivoluzionari della sinistra estrema. E sapete a chi mi riferisco. Noi dobbiamo allargare il campo se vogliamo anche avere un consenso sociale che per esempio porti anche a forme di fiscalità di vantaggio, che porti ad avere più mecenati con l'art bonus, che è uno strumento importante, più crowdfunding e tutti gli strumenti che possono essere a nostra disposizione. Quindi questo è un tema fondamentale, quello del rapporto tra lavoro, professionisti e volontariato, che in Italia è molto mal posto. Altra questione che è stata posta da voi, ma qui appunto piccolo riferimento, è al concetto di valore, che poi è il concetto posto anche dalla Convenzione di Faro, di cui nessuno parla, nessuno fa le battaglie, o pochi facciamo battaglie perché venga ratificata dal Parlamento. Ma perché? Perché quella Convenzione va a scardinare una visione aristocratica e proprietaria del patrimonio culturale. Perché non va avanti? Perché dall'interno stesso del Ministero dei Beni Culturali sono venute azioni per bloccare la Convenzione di Faro? O per esempio per far passare sembra un fatto di traduzione, far passare la traduzione eredità culturale, che pure è una bella traduzione, ma è fatta strumentalmente perché il patrimonio è quello di cui si occupa il codice dei beni culturali, l'eredità sono le chiacchiere che lasciamo a chi parla di partecipazione e di cittadinanza attiva. Quindi, ma il valore, il senso su cui dobbiamo lavorare, collegato a quello che vi dicevo poco fa dell'allargamento della base, è questo. Ma noi a casa nostra cosa conserviamo? Con amore, con cura, a cosa diamo importanza? A quegli oggetti, a quelle cose che per noi hanno un valore,
un valore che non è, come sapete, soltanto economico, è un valore che ha tanti elementi. Se i cittadini non scoprono il valore che ha il loro patrimonio culturale, è evidente che possono non avere interesse, e quindi, come le cose che noi non conserviamo a casa e che buttiamo nella spazzatura, possono considerare il patrimonio culturale come una cosa minore. Quindi il tema è questo, e non soltanto di prendersela pure giustamente con la classe politica, ma la classe politica è ovviamente è l'espressione poi di quello che succede nella nostra società. Quindi il nostro lavoro è molto più difficile, molto più faticoso, ma anche molto più entusiasmante, che è quello di lavorare in basso. Poi ci sono dei problemi. Nella riforma, che pure ho contribuito a costruire, e che non è come a me sarebbe piaciuta, perché non esiste la riforma che ti piace completamente. Io l'avrei fatta diversamente, ma è un discorso stupido, è come la formazione dell'Italia, cioè ognuno ha la sua. Ma il discorso non è questo. È aver imboccato una strada di riforme che però rischia di essere bloccata. Dobbiamo essere consapevoli. Cioè non è detto che questo percorso che si è avviato in questi ultimi tre anni proceda, perché fra un po' potrebbe succedere di tutto e potremmo trovarci, ministro, qualcuno che non solo ritorna indietro di qualche anno, ma forse ritorna indietro di un secolo per certi aspetti in quanto a visione del patrimonio culturale. Quindi ecco perché io insisto, anche Maestro lo sottolineava, non sprechiamo questa occasione, e per non sprecarla è necessario andare a discutere, a spiegare, a superare le contrapposizioni, a verificare che tutte quelle antinomie che ci hanno bloccato per anni su tutela, valorizzazione, alle persone normali non gliene importa niente. È scaduta. L'ho acquistata. Bene, siamo tutti contenti. Però nel pomeriggio si batte l'asta veramente, quindi devo seguire fino alle 5 di oggi pomeriggio. In ogni caso, scusatemi se ogni tanto. Dunque, quelle antinomie, e ha ragione Franco, cioè la questione della gestione, che è una questione più importante, ma la filiera del patrimonio culturale è una filiera complessa che va dalla conoscenza, dalla formazione, alla tutela, al restauro, alla valorizzazione, alla comunicazione, alla gestione. È una filiera complessa che non è che debba essere fatta tutta dalla stessa persona. Il problema vero è che noi non abbiamo una capacità di lavorare insieme. Se ho trovato un vero problema nel Ministero dei Beni Culturali è la totale incapacità di lavorare insieme. La tendenza a separare subito, ad elevare filo spinato e recinti intorno al proprio ufficio, alla propria soprintendenza, al proprio territorio, al proprio museo. Questo è uno dei problemi seri. E allora, siccome non posso prendere molto, e non voglio prendere molto tempo, ecco, a me mi interesserebbe fare una battaglia, come dire, di etica nel nostro campo del patrimonio culturale. Io lancio tre elementi, diciamo, per un'etica dei beni culturali, del patrimonio culturale meglio. La prima, la capacità e la volontà di ciascuno di noi di invadere il campo del vicino. Che vuol dire? Non invado il campo del vicino per andare a rubare i frutti. Invado il campo del vicino per condividere e mischiare le sementi. Noi abbiamo bisogno di specializzazione, di competenze specialistiche, perché servono. Per gestire un museo non è appunto un mestiere che si improvvisa e non è un mestiere che si fa a tempo perso, nei ritagli di tempo tra mille altre cose. Lo stesso discorso vale per l'azione di tutela del territorio, lo stesso discorso vale per i vari altri ambiti. Ma non creiamo le barriere tra le specializzazioni e tra le competenze e tra le funzioni. Quindi la volontà di
integrazione, di forte integrazione, che è una battaglia che dobbiamo cominciare nell'università, dove non insegniamo a, come dire, ad andare al di là delle competenze disciplinari e specialistiche, che pure servono, che pure difendono. Secondo elemento, il rapporto con il pubblico, inteso in senso pieno, intanto anzi, il rapporto con i pubblici diversi, e dunque con il pubblico inteso come, io sono archeologo, come archeologia pubblica, cioè come approccio pubblico al patrimonio dalla progettazione fino alla gestione, in tutte le sue componenti, appunto in tutte le articolazioni. La terza che mi verrebbe da indicare è il rapporto tra passato e presente e futuro, se volete, e cioè noi ci occupiamo del passato, chi del passato più remoto, chi del passato più vicino, ma comunque noi studiamo e ci occupiamo e curiamo gli aspetti materiali e immateriali del passato, della storia. Nei musei lo rendiamo, come dire, trasmissibile, accessibile, ma di questo ci occupiamo. Io penso profondamente che questa passione che tutti noi abbiamo per il passato è poca cosa se non si coniuga con un impegno nel presente, nella contemporaneità. Come dire, il passato che noi studiamo non ha senso senza il presente per cui, per il quale studiamo. Questo è diciamo, l'altro elemento, come dire, etico che mi piace sottolineare in questa occasione. E l'invito appunto a tutti a non sprecare questa occasione. Chiudo questo mio breve intervento con una cosa che faccio sottolineare, mi capita di sottolineare spesso quando parlo, mi capita di continuare questo tour di presentazione del mio libro, dal quale imparo io tante cose, continuo a prendere altri appunti, ma vi prometto che non scriverò un terzo libro con gli appunti presi da questi incontri. E quindi ringrazio Anna Maria, ringrazio l'AMLI e tutti gli amici, i colleghi che hanno voluto discutere qui stamattina. Potete immaginare che soddisfazione per un autore avere il piacere di vedere il proprio libro in qualche modo al centro di un dibattito e di un confronto e di un'azione comune. Ma volevo chiudere con sottolineando il senso di questa copertina, che ovviamente credo sia chiaro a tutti, ma mi piace farlo lo stesso, lo metto qui alla luce così si vede meglio, e cioè, e questa è una bella foto di Mimmo Iodice, grande fotografo di Napoli, al quale ho chiesto e che generosamente l'ha messa a disposizione gratuitamente, e lui mi ha detto, ma questa foto è stata già usata dalla Fondazione San Gennaro, e io dico, ma anche per quello la voglio, perché è l'esperienza del Rione Sanità e della Fondazione San Gennaro, di Don Antonio Loffredo e dei ragazzi del Rione Sanità, che poi mi ha proprio preso, però volevo esattamente questa foto, non solo perché rappresenta un oggetto molto bello, è una statua di Demetra che viene da Ercolano, e come tutti sapete Demetra è la divinità della cerealicoltura, dell'abbondanza, dell'agricoltura, no? E io penso che sia l'immagine perfetta del nostro patrimonio, bello, ricco, abbondante, ma sfregiato, ma con una frattura in qualche modo che sembra irreparabile. Ma la cosa che mi sembrava più significativa di questa foto, e per cui l'ho molto voluta, perché mi sembrava perfettamente coerente con i contenuti del libro, è la mano che viene dal basso, e quella mano che viene dal basso e che sorregge, tiene insieme, dà forza, dà valore a questo patrimonio sfregiato. Ecco, io penso che l'impegno che ci deve vedere tutti coinvolti è a far emergere, a far sollevare dal basso migliaia di mani, milioni di mani di cittadini, per dar forza e dar valore al loro patrimonio culturale. Grazie. Grazie Giuliano.
Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato fino ad ora, grazie a tutti i relatori. Nel chiudere faccio solo una piccola precisazione che riguarda l'AMLI, in modo particolare in relazione alla questione dei direttori. L'AMLI è un'associazione fondata nel ormai lontano 1950, proprio fra i vari scopi che si propone, quella di dare dignità ai professionisti dei musei e in modo particolare ai direttori. E l'input era introdurre i direttori nei musei italiani. Parliamo dell'immediato dopoguerra. Una felice stagione si è vissuta con l'istituzione delle regioni, quando le regioni hanno colto che venivano ad assumere la responsabilità diretta del patrimonio comunale e dei musei comunali, e tutto questo poi si è perduto e annacquato soprattutto a causa della crisi e a causa di un degrado che è iniziato già negli anni 90. Una debolezza ancora c'è perché le professioni del museo in Italia non sono riconosciute. La legge Madia non ha riconosciuto le professioni dei musei, mentre ha riconosciuto quella delle biblioteche e quella degli archivi. C'è una sola eccezione, importantissima, fondamentale, che ha voluto la riforma dei musei statali del ministro Franceschini, cioè i musei ai quali viene conferita l'autonomia hanno i direttori come figure di riferimento, figure responsabili, dedicate in modo specifico ai musei. Su questa novità, che è enorme perché è introdotta a livello legislativo, su questo noi dobbiamo, credo, puntare. Il momento è critico perché mentre se da un lato i musei dello Stato stanno uscendo dal porto, sono navi che stanno per uscire dal porto per affrontare il mare aperto, speriamo che non ci siano subito delle procelle che le scaraventano sugli scogli, ecco, ma che la loro navigazione possa proseguire, dall'altra parte i musei degli enti locali, che ripeto sono la gran parte dei musei italiani, sono ancora fermi, imbrigliati da questi blocchi. Blocchi nelle assunzioni, blocchi nel conferimento delle risorse e blocchi comunque legislativi e amministrativi di vario tipo. Lo sforzo è grande di tentare di accodare le navicelle, ecco, degli enti locali alle navi dei musei statali, certo, che stanno per lasciare il porto. Questo è importante e in questa fase abbiamo voluto appunto questo convegno, che scusatemi è anche magari difficile, anche noioso, proprio per segnalare questa divaricazione. Come dicevamo con Nadia, non è più tanto il problema nord-sud, il rischio è che si apra una frattura fra musei dello Stato, musei degli enti locali. Questa è la ragione per cui vogliamo lavorare il più possibile assieme all'ANCI e effettivamente vedere di produrre documenti, proposte, analisi in quelle che sono naturalmente le nostre forze, perché è un'associazione di volontariato per recuperare la dignità dei professionisti dei musei, a favore ovviamente dei giovani, ma a favore anche di chi non è più giovane come me, che in queste battaglie ci ha messo il cuore. Quindi grazie a tutti voi.